Si è svolta ieri, giovedì 8 dicembre, la celebre indocciata di Agnone, la tradizione natalizia legata al fuoco più importante al mondo. Le indocce sono grosse torce realizzate con legno d'abete bianco e fasci di ginestre secche tenute tutte insieme. Tra fiamme e scintille, lo spettacolo regala mille emozioni. Chiunque vi ha assistito non è mai tornato a casa insoddisfatto. La docciata ormai ha raggiunto una dimensione internazionale, una ricorrenza particolare perché è il 20° anniversario della docciata offerta al Sommo Pontefice nel 96. Da quel giorno la docciata ha avuto un crescendo eccezionale, è diventata patrimonio Italia per tradizioni. Siamo stati all'Expo lo scorso anno, quindi quest'anno si prevede A Milano sui Navigli. a Milano sulla Vigna, perciò l'Expo. E quindi diciamo che quest'anno questo nostro ricordo indelebile darà la motivazione per realizzare una manifestazione ancora più splendente, ancora più infuocata. Cacciavillani, è l'amore che muove tutto questo o necessariamente l'esigenza di avere anche dei fondi a disposizione per poi promuoverci anche all'estero? Io sono del parere che queste tradizioni devono essere utilizzate, devono essere anche una risorsa per il marketing territoriale e per la promozione del territorio. L'andocciata ha un potenziale in questo senso importante, è facile, o meglio, facile, ha le caratteristiche di una manifestazione che può essere esportata, l'abbiamo fatto per ben 3 volte in luoghi molto significativi, come ricordava il presidente della Proloco. Da Piazza San Pietro ad Assisi e poi in ultimo l'anno scorso è stato l'evento principale fuori salone di Expo. Sui Navigli, uno spettacolo unico che ha portato delle ricadute immediate sul territorio e già l'anno scorso l'andocciata ha avuto una partecipazione record e non vorrei fare un pronostico sbagliato, ma io credo che quei Quest'anno numeri saranno sicuramente. ancora, se uguali, ma speriamo maggiori anche quest'anno. Come la vivete? Come vivete il vostro momento, durante questa manifestazione? È un'emozione. Ogni anno ci emozioniamo vedendo tutto questo fuoco, tutte queste cose belle. Quanti anni che lo fate? Sono diversi anni, sui Noi io sono un 30-40 anni. costruttore, sono più di Noi 40 anni. portiamo tutti gli anni le indocce perché è una tradizione, quindi ci piace. Infatti volevo chiedervi, la figura di ognuno durante la indocciata, voglio dire, come vi organizzate, cosa fa lei, cosa rappresenta lei? Beh, chi va al bosco taglia la legna, chi prepara la lavorazione prima spaccarle, come questa qui per terra, e poi man mano si arriva fino al punto di definizione dell'andocciata. Oltre all'andocciata c'è anche una forte tradizione legata alle campane in quella zona. Certo, le campane rappresentano l'identità principale della nostra cittadina. Chi viene a Agnone non può non entrare nella sede della Pontificia Fonderia dei Marinelli, ma non soltanto in senso di sminuire il valore, è un punto di partenza per conoscere una cittadina che ha molto in senso artistico, storico, culturale da poter presentare e mettere a disposizione di chi voglia venire a far turismo o di chi voglia risiedere per un periodo più lungo anche per affrontare formazione culturale.